La mamma sta per girare la frittella. Evviva! Potresti lanciarla un po' più in alto, cara? Perché non lo fai tu quando giri la tua frittella, Papa Pig? La prima frittella è per George. La mamma mette un po' di sciroppo d'acero sulla frittella di George. Squisita! Questa frittella è per Peppa. Evviva! Oh, potresti lanciarle più in alto, lo sai, mamma? Avrai modo di farmelo vedere quando girerai la tua frittella, papà caro. Sciroppo, per favore! È davvero squisita! Questa frittella è per la mamma. Evviva! Te l'ho detto, non le lanci abbastanza in alto, mamma. La prossima frittella è la tua, Papa Pig, così potrai farci vedere come si fa. È proprio squisita! State osservando tutti? Il segreto per fare una buona frittella è lanciarla più in alto possibile. E uno, e due, e tre! Hopla! Che sciocco, papino! Oh, forse l'ho lanciata troppo in alto. È un vero peccato, quella era l'ultima frittella. Dovrebbe essere semplice tirarla giù. Oh cielo! Il papà non arriva alla sua frittella. Non preoccuparti, esiste un modo per tirarla giù. Andiamo di sopra, bambini. Perfetto, adesso il singhiozzo è sparito. Il rimedio di Peppa per il singhiozzo non ha funzionato. George, hai sbagliato tutto, come sempre. Conosco un modo migliore per farti passare il singhiozzo. Prima di tutto devi saltare su e giù per 3 volte con una gamba sola. Adesso devi muovere le braccia su e giù in questo modo e tirare fuori la lingua così. E per finire devi chiudere gli occhi e girare velocemente su te stesso per almeno 3 volte. Anche l'altro rimedio di Peppa non ha funzionato. George ha ancora il singhiozzo. Ora so cosa fare. Per curare il singhiozzo bisogna spaventare per bene il maialino che ne soffre. George, ascolta, ora ti metterò un po' paura, ma devi ricordarti che è solo un gioco e che questo ti farà passare il singhiozzo. Ricordati bene che sto per spaventarti solo per finta. Peppa, lo sai che non devi giocare in questo modo con George, è ancora piccolo. Scusami, mamma, ma stavo cercando solo di fargli passare il singhiozzo. Il singhiozzo di George è passato. Ecco che arriva Papà Pig con 2 bicchieri di succo di frutta. George, se bevi troppo in fretta il tuo succo, ti verrà di nuovo il singhiozzo. Dato che io non sono piccola come George, posso bere il mio succo di frutta velocemente se voglio farlo. Anche la tua è una bici da bambini piccoli, Peppa. Guarda, hai ancora le rotelle attaccate. Io so andare in bicicletta senza le rotelle. Anch'io lo so fare. Anch'io. Avanti, torniamo tutti sulla collina. Vieni con noi, Peppa. No, penso che sia meglio se resto qui. Ci vediamo dopo, Peppa. A dopo. Peppa vorrebbe togliere le rotelle dalla bicicletta. Papà, io non voglio più avere le rotelle alla mia bicicletta. Credi davvero di poterne fare a meno? Certo. Va bene, Peppa. Adesso le togliamo. Papà Pig toglie le rotelle dalla bicicletta di Peppa. Sei sicura di voler andare in bicicletta senza le rotelle? Certo! Non l'hai mai fatto prima d'ora? Posso farcela, mamma, posso! Ah!
Questo non è divertente, George. Andare in bicicletta senza rotelle non è semplice. Vuoi che ti aiuti io, Peppa? Sì, per favore, aiutami. D'accordo, piccola. Pronti? Partenza! Via! Non lasciarmi da sola, papà! Non devi preoccuparti, ti tengo io! Stai andando davvero molto bene, Peppa! Vai piano, papà! Continua solo a pedalare! Peppa sta andando da sola, senza rotelle! Papà! Mi hai lasciato andare da sola! Stavi pedalando da sola da un secolo ormai! Davvero, papà? Complimenti, sei molto brava, Peppa! Sul serio, mamma? So pedalare senza le rotelle! Guardatemi, guardatemi! So andare in bicicletta come i grandi adesso! Danny, Susie, Rebecca! Guardatemi, guardatemi! Non mi servono più le rotelle adesso! Guardate che brava! Questo è l'abito della regina. È molto, molto carino. Guarda, Peppa, questa è la corona d'oro. Accipicchia! Che oggetti meravigliosi! Mammina, ma dov'è il televisore della regina? Non avevano il televisore a quei tempi. Non avevano la televisione! Però avevano i computer, vero? No, non avevano nemmeno i computer. E che cosa facevano tutto il giorno? Mammina, se io fossi una regina, mi metterei a mangiare tutte le fette di torta che voglio. Peppa immagina di essere una regina. Squisita! Gradisce qualcos'altro, regina Peppa? Sì, altra torta, per favore. Ma certo! Andiamo, coraggio! Arrivo, papà! Papà, io sono la regina Peppa e tu ti devi inchinare quando parli con me. Oh, sono terribilmente dispiaciuto, vostra altezza reale. E tu chi sei adesso? Io sono il tuo papà. Deve essere una cosa molto interessante. Sì, è una cosa molto interessante. E che sala è questa? Questa è la famosa sala del dinosauro. La sala del dinosauro? George, hai sentito? Questa è la sala del dinosauro. Dinosauro! E dov'è il dinosauro, papà? Da qualche parte nella sala. Veramente qui non lo vedo. Quindi deve essere molto, molto piccolo. In realtà Peppa è molto, molto grande. Ci picchia! Questo è lo scheletro di un vero dinosauro, ragazzi miei! Dinosauro! Peppa tiene il tubo e la mamma apre il rubinetto. Dov'è finita l'acqua? Peppa e George vanno matti per la piscina gonfiabile. Gelato, gelato! È la signora coniglio, la gelataia! Gelato! Quando fa molto caldo, la signora coniglio vende il gelato. Il gelato, per favore? Va bene, visto che oggi fa così caldo, io vi do il mio permesso. Urrà! Posso prenderne uno anch'io, vero? Il gelato piace a tutti. Salve, signora Pig, Peppa e George. Buongiorno, signora Coniglio. Che tipo di gelato volete? Potrei avere un cono, per favore, signora Coniglio? Ma certo che puoi, Peppa. Grazie tante. Un cono anche per me e lo stesso per mio marito, per favore. E che gelato prende il nostro giovanotto George? Dinosauro? Sei uno sciocchino. Sa, lui risponde sempre dinosauro quando gli chiedi qualcosa. Beh, allora sei proprio fortunato perché mi è rimasto l'ultimo ghiacciolo a forma di dinosauro qui. Dinosauro! George, mangialo quel ghiacciolo prima che si sciolga. Dinosauro! A George piace talmente il suo ghiacciolo a forma di dinosauro che non lo vuole mangiare. Molte grazie, signora Coniglio. E buon divertimento!
George, ti ho detto di mangiare quel ghiacciolo prima che si sciolga e... cada in terra. Che peccato, il ghiacciolo a forma di dinosauro di George si è sciolto ed è caduto a terra. Non importa, George. Prendi un po' del gelato di papà. Vedrai che non ci rimarrà male.